sì. Via. Oggi più che mai tutto punto si conferma l'ambizione che aveva negli anni scorsi di diventare il polo principale italiano per quanto riguarda il discorso dell'alimentazione. Da quando è successo il problema qua a Parma come capitale universale dell'alimentazione, le problematiche anche da un punto di vista di moralità di aziende, penso che Milano ha tutte le caratteristiche, le credenzialità e l'organizzazione abbastanza imponente di confermare quello che sta avvenendo. Insomma, siamo in un contesto di internazionalizzazione dei prodotti italiani nel mondo. Ho avuto modo in questi giorni di vedere, di conoscere e di ritrovare amici buyers che li incontro un po' in giro nelle altre fiere che facciamo negli Stati Uniti e non solo. Vedo che c'è entusiasmo attorno al Made in Italy. Penso che una delle poche cose che magari il mondo ancora ci invidia è l'alimentazione. L'alimentazione italiana ci vorrebbe ancora un po' più di rigore nel sdoganare un prodotto meno, nella sensibilità di fare anche una certa educazione alle compagnie che rappresentano l'Italia nel mondo, di non eccedere quindi nella shelf life dei prodotti, di utilizzare nel campo dolciario meno gli zuccheri, anche perché spesso la comunità europea ci rimprovera di esagerare. Zucchero vuol dire shelf life, durata del tempo, riuscire ad avere ancora più rispetto in tutto quello che è il comparto dell'alimentazione. Noi in Sicilia, che siamo un po' ambasciatori della buona pasticceria, riusciamo a non tutto quello che è un percorso naturale di qualsiasi produzione alimentare, di non forzare nella durata del tempo, perché ogni prodotto ha un inizio e una fine. La chimica sicuramente aiuta a portare più a lungo qualsiasi tipo di produzione, però non bisogna esasperare e cedere su queste cose. Grande sensibilità, grande rispetto, perché alimentazione vuol dire ben nutrirsi, e nutrirsi bene significa avere una forma, avere un benessere interiore, che penso che per le persone, per noi umani, è la cosa fondamentale per vivere meglio. Noi abbiamo questa sensibilità, il mondo questo lo apprezza. Nel nostro piccolo, dalla Sicilia, siamo riusciti, dall'entroterra di un piccolissimo paesino delle Madonie, ad esportare il Made in Sicily, non soltanto quello storico millenario della cultura araba normanna, ma anche un dolce, il più blasonato, il più importante dolce italiano, che è la pasta acida, quindi il panettone, dalla Sicilia, però con i nostri agrumi, con i nostri sapori, con i nostri ingredienti, a esportarlo dovunque. E c'è grande entusiasmo presentare poi, appunto, nella capitale del panettone, due referenze di prodotti lievitati, uno addirittura senza il mono dubiceride, che produrremo ovviamente soltanto a fine autunno, e l'altro, che non è un panettone ma è una pasta acida, quindi da avvicinarsi alle persone, che purtroppo sono tante in Italia e nel mondo, quindi le problematiche del lattosio, dei latticini. Abbiamo inserito un grasso nobile, non è una margherina, stiamo parlando di un prodotto che è 30% di burro di cacao, quindi vuol dire nobiltà del cioccolato. Abbiamo la percentuale al 33% di riso, olio che ha grande digeribilità, e poi un olio extravergine di oliva della nostra terra, della Sicilia, che è un biancolilla. Da qualche anno abbiamo testato questo prodotto con il supporto anche scientifico della facoltà di agraria dell'università di alimentazione, e pare che c'è non soltanto entusiasmo, ma la dimostrazione che oggi fare eccellenza dolciaria ha anche il suo riscontro. Queste sono delle produzioni limitate, hanno il loro costo, ma per fortuna c'è tanta gente che paga qualcosina di più, perché sa che c'è davvero il valore aggiunto, soprattutto nella buona nutrizione.